con lo zucchero, limone grattugiato e un'arancia pure grattugiata, un pizzico di sale. Abbiamo sbattuto bene bene le uova insieme a tutti questi ingredienti, poi abbiamo messo piano piano la farina, il lievito e l'ultimo le mandorle. Man mano che impastaviamo poi con le mani, mettiamo le mandorle e le abbiamo infornate. A metà cottura, quando quasi sono state cotte, le abbiamo tolte dal forno, le abbiamo tagliate, ecco il risultato. Quasi cotti ma non completamente cotti, sì, li abbiamo tagliati, li abbiamo rinfornati di nuovo. Per completare la tostatura, volendo, si poteva aggiungere anche un uovo spennellato di sopra, sì. Per dorarle. Lucidarle. Va bene, poi abbiamo fatto le patate ripiene che sono nel forno. Un chilo di patate, 100 grammi di formaggio parmigiano, un uovo, 30 grammi di pan grattato, 500 ml di latte, un pizzico di sale, 5 grammi di pepe nero, un pizzico di noce moscata, 200 grammi di sottilette e un mazzetto di prezzemolo. Andiamo nel forno, vediamo quasi sono pronti. Vediamo se sono quasi pronti. Tu spiegale intanto, io vado nel forno. Ho bollito le patate, dopo freddi. Ho fatto un incavo con il coltellino, l'ho scavato, ho tolto la polpa, l'ho impastata con l'uovo. Ancora non sono pronte. Prezzemolo, formaggio e l'abbiamo riempiti. E di sopra, di sotto alla profola, l'abbiamo messo un po' di sottolette, un piano di sottolette. E di sopra le patate, una passata di mollica di pane e un po' di sottoletta di sopra. E abbiamo messo a gratinare nel forno. Anche un po' di olio abbiamo messo. Un po' di olio di sopra. Intanto sono pronti. Quasi. Alla fine le togliamo, va bene? Finiamo il resto del riepilogo. Intanto scrivete gli ingredienti perché sono parecchi ingredienti, quindi... Stanno venendo bene, sì. Ok, chiudo il forno. Un altro minutino, sono pronte. Intanto io sono quasi pronte. Perché è tutto cotto solo per gratinare. Solo da gratinare, sono già cotte, quindi sono solo da gratinare. Da gratinare. Poi abbiamo fatto il salame al cioccolato. 250 grammi di biscotti secchi. 150 grammi di cacao amaro. 150 grammi di zucchero. 150 grammi di burro, 2 uova, 50 ml di rum, un pizzico di sale. Allora, Raffaella, abbiamo sbattuto le uova con lo zucchero, abbiamo aggiunto il cacao, i biscotti tutti sbriciolati, il lievito. Abbiamo aggiunto i biscotti di nuovo belli mescolati, abbiamo fatto il salame, l'abbiamo messo avvolto nella pellicola, poi nella carta argentata, l'abbiamo messo in frigo. Non l'abbiamo messo in congelatore perché il tempo è poco, però a casa si può preparare, quale dovrebbero stare nel frigorifero, 4 ore. E poi più duro, più si tiene, più meglio si taglia, per tagliarlo bene. Ecco il risultato. Ecco il risultato che noi andiamo... Cacao amaro abbiamo aggiunto, Cacao amaro, sì. Certo, perché altrimenti questo colore sarebbe impossibile. Ecco, quali sono i biscotti, hai visto? Biscotti, non hai assaggiato? Poi abbiamo fatto gli amaretti ai cereali. 300 grammi di farina 00, 200 grammi di zucchero, 125 grammi di burro, 2 uova, una bustina di lievito per dolci, 100 g di cacao amaro, 200 g di cereali e un pizzico di sale. Sempre un pizzico di sale. Abbiamo amalgamato sempre lo zucchero con le uova, abbiamo sbattuto, abbiamo aggiunto la farina, il cacao amaro, poi abbiamo fatto dei marettini, li abbiamo messi nei cereali e li abbiamo infornato. Il risultato è questo. Semplice, in 2 minuti sono pronti. Abbiamo infornato a 180 gradi per 20 minuti circa. E poi gli amaretti ai cereali, questi le erano crocchette di patate.
Quanto manca, regia? 3 minuti, quindi andiamo a queste due, vi prego. No, i biscotti deliziosi non ce l'abbiamo fatta a farli. E andiamo con le crocchette, eccole qua. Survivor, due sono sopravvissute, eccole qua. Un chilo di patate. Abbiamo fatto quelli pure, che sennò dicono che non. Un mazzetto di prezzemolo, un pizzico di sale, 2 grammi di pepe, 3 uova, 500 ml di olio per friggere, 100 grammi di formaggio parmigiano. E invece no, che ci sono anche queste, eccole qui. Eccole, vai, spiega. Abbiamo bollito le patate, aggiustate con parmigiano, sale, l'uovo, abbiamo messo due intere e un torlo. L'abbiamo impastati e l'abbiamo fritti. E tutto qua. Abbiamo aggiunto ad alcune. Per richiesta di... dei nostri amici, l'abbiamo avvolto alcune nelle mollica di pane. Tanto sono uscite anche le... No. Sono pronti? Ma comunque siamo a termine, quindi le togliamo, li togliamo. Eccoli qua. Eccole qua, le nostre patate ripiene. Eccole qua, sono uscite dal forno e andavano semplicemente qua. Ancora lasciate per gratinare un Però le facciamo vedere, insomma, che le abbiamo fatte. Sì. E sono pronte. Allora, abbiamo bollito. Salutiamo, no, abbiamo finito, le abbiamo già spiegate. Sì, sì. Salutiamo il marito di nonna Raffaella. Salutiamo nonna Raffaella con questa serata. Bella sprint, bella sprint. Per chi la vuole cotta, chi la vuole cruda, per chi la vuole salata, pietre in faccia, salata, per chi la vuole dolce, per chi la vuole, noi siamo qui anche domani sera alle 20 a MasterChef. Grazie nonna Raffaella, ci rivedremo presto. Un bacio a tutti e saluti. E con voi ci rivediamo domani, carissimi. A presto, arrivederci, fate i bravi, fate i bravi.